Allora, breve riassunto della giornata e anche breve intervento sull'ordine dei lavori. Questa mattina siamo stati con un gruppo di rappresentanti del Dipartimento di Economia, abbiamo accompagnato Matteo Salvini dal presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, c'erano il presidente e il direttore generale, e abbiamo condiviso alcune valutazioni sulla situazione e sugli strumenti legislativi che sono stati messi in campo. Voglio ricordare che in italiano si dice mettere in campo, non mettere a terra, ma insomma questo mettere a terra è una roba da elettricisti, mettere in campo è una roba da strateghi, ma insomma ormai tanto l'angliano in questo paese governato da servi di potenze straniere, diciamo una delle tante esternalità negative è che si perde la lingua nazionale, ma insomma non fa nulla, chi vuole può continuare a coltivarla finché sarà consentito dalla legge. Comunque insomma abbiamo condiviso delle valutazioni, non è necessario che faccia qui il verbale di questo incontro che dal mio personalissimo punto di vista è stato costruttivo, anche perché diciamo certi temi su cui sto lavorando è stata riconosciuta la rilevanza e questo mi ha fatto piacere e quindi come ho detto mille volte dato diciamo interessante anche dal punto di vista intellettuale, senz'altro positivo, di intraprendere un percorso politico per un economista accademico è che nella veste di politico puoi condividere con le associazioni di categoria che hanno il polso della situazione e che in alcuni casi come Confindustria sono anche dotate di una significativa capacità di elaborazione dei dati, puoi condividere dati, esperienze, questo diciamo vedere dei dati veri, fra virgolette, è sempre una soddisfazione ed è sempre istruttivo. Poi, però, questo diciamo mi interessa fino a un certo punto, la sintesi diciamo è se son rose fioriranno, nel frattempo noi andiamo avanti a lavorare, ci siamo fatti un'idea di come poter fare delle proposte effettivamente costruttive e mirate. Poi, secondo punto, sono tre punti, secondo punto vi suggerisco di ritrovare sulla mia pagina Facebook o su quella di Lega Senato o di Lega Salvini c'è la lunga diretta Facebook in cui il mio capogruppo Massimiliano Romeo, il nostro capogruppo Massimiliano Romeo, capogruppo Senato, ha illustrato la strategia seguita negli emendamenti al decreto Ristori, ha evidenziato quelle che secondo noi sono le fragilità e le debolezze di quel provvedimento e poi ha chiamato i proponenti degli articoli appartenenti alle diverse aree, anche me come capo dipartimento economia, Guido Guidesi come capo dipartimento affari attività produttive che è stato il coordinatore dell'attività emendativa e poi tutti i capigruppo delle varie commissioni al Senato, delle commissioni competenti per materia, quindi giustizia eccetera eccetera, sanità, istruzione, li ha chiamati a esporre almeno le proposte principali che abbiamo presentato. Può essere interessante per voi ascoltare, per capire diciamo quanto lavoro c'è dietro, per capire che tipo di proposte sta facendo il governo, perché naturalmente, come anche diciamo giusto che sia, su tutti i media pubblici e privati c'è questa immagine del governo demiurgo, salvatore, demiurgo e taumaturgo, ecco. Poi però che cosa c'è scritto nelle carte su questo come su altri temi rilevanti
oggettivamente i media non ve lo dicono, anche perché hanno oggettiva difficoltà a farlo. Insomma, un telegiornale non può diventare un resoconto parlamentare, questo è chiaro, quindi non si può fare una colpa di questo. Ma se voi vi a tempo perso, non so, sbucciando le patate o mettendo i piatti nella lavatrice, vi ascoltate un po' nella lavapiatti, meglio, perché nella lavatrice rischiate di trovare la sabbia dopo la centrifuga, vi ascoltate quello che abbiamo detto questa mattina, magari vi fate un'idea di come stiamo lavorando, su cosa e perché, così poi magari ascoltando quello che facciamo potete decidere se attaccare noi che siamo l'opposizione o attaccare il governo che in questo momento governa, perché vi ricordo che il governo governa, il governo ha il potere di esercitare il potere appunto esecutivo, il governo ha i ministri che sono quelli che amministrano, eccetera eccetera. Insomma, basta un po' di etimologia, vedete, il progetto di distruzione della lingua madre è in generale un progetto di barbarie, anche di imbarbarimento politico, perché quando uno non si rende conto che i ministri amministrano e che il governo governa, perché lo hanno totalmente sostituito nella sua testa l'italiano con l'angliano, poi dopo si incorre in spiacevoli equivoci e magari ci si dispone a rivotare quelli che hanno messo il paese nelle condizioni non eccellenti nelle quali sono. Poi c'è il terzo punto, che è sull'ordine dei lavori. Sull'ordine dei lavori intanto sono stati fascicolati gli emendamenti che abbiamo presentato e sapete che io, diciamo, gestisco da me una grande quantità di canali social. Ultimamente mi sono un po' distanziato da Twitter perché già mi dava fastidio prima e devo dire che mi dà ancora più fastidio dopo averlo visto in faccia la censura che il proprietario di quella piattaforma, tale Jack Dorsey, esercita. Una censura strisciante, fastidiosa, che sa un po' di muffa, anche se è ospitata da una piattaforma tecnologica all'avanguardia. E faccio parte di quelli che hanno plaudito all'intervento con cui il senatore repubblicano Ted Cruz ha fatto un meraviglioso liscio e busso a questo signore, perché esiste un tema molto rilevante che non è tanto quello, diciamo, è soprattutto ovviamente quello della libertà di espressione del pensiero, della libertà di opinione, ma è anche un tema pratico, nel senso che se una piattaforma che si propone come una agorà equilibrata ed imparziale, dove chiunque, purché rispetti la legge, purché non diffonda contenuti diffamatori o violenti o pornografici, può intervenire e avere uguale peso degli altri, se ti proponi in questo modo, ma poi imponi una linea editoriale andando a censurare specifici argomenti su alcuni temi, beh, se imponi una linea editoriale sei un editore e un editore è responsabile, il che significa che a quel punto, se diciamo qualcuno posta qualcosa di sbagliato, i danni non li paga solo chi ha postato quelle cose, ma li paghi anche tu in quanto editore della piattaforma. Questo è assolutamente quello che l'ipocrita Jack, andatevi a vedere che aria da cane bagnato che prende quando Cruz, che non è uno, diciamo, proprio scappato di casa, ha studiato legge in due delle migliori università americane, ha insegnato in un'altra università, insomma, parla un inglese piuttosto efficace, insomma, diciamo che io sono riuscito a capirlo e sicuramente lo ha capito anche Jack, tant'è vero che oggi mi sembra che i tweet di Trump non siano censurati, perché ha capito, se no, come andava a finire che, capite, come con Al Capone, no? lo hanno fottuto sulle tasse, ecco, magari anche Jack poteva ricorrere un rischio, diciamo, non analogo seppur diverso, cioè di essere bastonato economicamente da tutta una serie di cause per danni che a quel punto ricadrebbero in testa a lui, se si potesse dimostrare, come è facile dimostrare, che è un editore perché impone una linea editoriale e che quindi non è scudato dalla sezione 230 del testo unico americano sull'editoria.
Perché vi stavo parlando del simpatico Jack? Sì, perché per sottrarmi ai miasmi di Twitter, che è la piattaforma posseduta da questo simpatico figuro, mi sono anche spostato su Parler, scritto Parler, non so come lo pronunciano gli americani, è roba americana. Siamo pochi, ma ci vogliamo bene e devo dirvi che estraggo molta più informazione per unità di post in quella piattaforma che su Twitter, dove mi sono anche un pochino stancato di rispondere a scappati di casa, a dementi veri o presunti di qualsiasi sponda politica e si siano, compresi quelli che stanno nella mia così o fanno finta di stare nella mia sponda politica, perché come sapete io diffido molto degli infiltrati, cioè di quelli che facendo finta di pensarla come me si esprimono in modo molto diverso da me, con insulti, con violenza, tutte cose che come sapete non mi appartengono e che danneggiano la mia causa, non voglio dire la nostra causa perché io con quelli lì non ho nulla a che fare. Ma allora, questo discorso sui canali social che uso e in particolare sul sollievo di essere in un posto, Parlé, dove l'aria è ancora pura, ma lo sarà per poco, ma insomma per ora lo è, era solo per dirvi che a proposito degli emendamenti al decreto ristori, sul mio canale Telegram trovate tutti i fascicoli. Sono tre di emendamenti, tre di subemendamenti e poi c'è anche l'emendamento del governo. Troverete delle cose interessanti, di cui una tecnica di cui non vi parlo oggi. Ve ne parlerò con maggiore cognizione di causa, vi darò anche un paper da leggere perché così diventeremo ancora più esperti di diritto parlamentare. Poi, quindi sul canale Telegram trovate i testi, sull'account Instagram trovate la foto degli emendamenti, cioè vedete con che razza di fascicoli dovremo confrontarci nei prossimi giorni. In questo momento è in corso una conferenza dei capigruppo allargata ai presidenti delle commissioni riunite, che sono, andando in ordine non alfabetico ma in ordine di commissione, per la quinta il senatore Daniele Pesco e per la sesta il senatore Luciano D'Alfonso, che è al posto dove stavo io, come ricorderete. Quello che si deve decidere è come andare avanti con gli emendamenti. Gli emendamenti... non ho fatto il conto, mi pare che siamo sotto al migliaio, intorno al migliaio, diciamo. Mi pare di ricordare anche che i nostri sono 479, il nostro è il gruppo che ne ha presentati di più, così quelli che ci chiedono di fare qualcosa, se un emendamento è qualcosa, saranno soddisfatti, abbiamo fatto qualcosa. Alla Camera vale la regola dei cosiddetti emendamenti segnalati, cioè il regolamento prevede che ad alcuni emendamenti possa essere destinata una corsia preferenziale, al Senato no. Il regolamento del Senato prevede che il Presidente per l'economia della discussione possa accantonare alcuni emendamenti per una discussione successiva, ma non c'è un meccanismo di segnalazione. Ultimamente è invalsa un po' questa prassi da parte dei colleghi che magari avevano qualche legislatura di più sulle spalle e quindi, pur conoscendo bene la differenza di regolamento della Camera, fra regolamento della Camera e regolamento del Senato, se la sono dimenticata, diciamo così, per indurre i presidenti di fresca nomina come me ad adottare una prassi che non appartiene al Senato. Non ritengo che noi segnaleremo degli emendamenti, noi abbiamo fatto delle proposte, se interessano si discutono, se si respingono ci viene detto perché. Se non le si vuole discutere, ci se ne prende la responsabilità, la responsabilità, perché la politica è responsabilità, accountability, no? Ed è per questo che, per esempio, io ritengo che le banche centrali, che non sono responsabili, non sono accountable, perché sono scudate, la BCE è scudata penalmente da tutto, sono scudate comunque e vantano indipendenza, non dovrebbero esercitare azione politica, non dovrebbero dare indirizzo politico, ma neanche al bar quando scendono a prendere un caffè. Perché la politica è responsabilità, non puoi fare politica se non sei responsabile e diciamo
questo mi sembra un principio abbastanza ovvio, nel senso che le persone devono poterti chiedere conto dei risultati delle decisioni che tu hai preso. Quindi adesso vedremo, inizierà questa discussione. Un punto fondamentale su cui devo attirare la vostra attenzione è che naturalmente per l'economicità dei lavori sapete che gli emendamenti possono essere dichiarati inammissibili o improponibili. Improponibili per estraneità di materia, inammissibili se riguardano tematiche, confliggono diciamo con tematiche già trattate nel testo del provvedimento, se ci sono comunque delle incongruenze. Va bene, mi sembra sufficientemente chiaro che affinché debba essere fatto un lavoro ordinato ci venga detto prima dalla Presidenza quali sono gli emendamenti che ritiene che siano proponibili o improponibili, perché se stiamo un quarto d'ora a discutere di un emendamento e quando magari sembra che si sia trovato un punto di accordo, poi salta fuori dal cappello la decisione che è improponibile, abbiamo solo perso tempo. Quindi per rispetto del tempo di tutti noi stiamo facendo una richiesta di questo tipo in capigruppo. Ci doveva essere un ufficio di presidenza, che è la conferenza dei capigruppo della commissione, come sapete, dove si decide come si lavorerà, ma questo ufficio di presidenza non c'è stato. La sensazione quindi che abbiamo è che tanti nodi che la maggioranza ha da sciogliere, in particolare sul tema della legge di bilancio, si stiano riflettendo anche sui lavori del decreto ristori. Per quel che riguarda la legge di bilancio, circola una cosa, adesso circola un PDF che non vi do per risparmiare il vostro tempo e anche per un minimo così di senso delle istituzioni, che pare sia il testo bollinato della legge di bilancio. Quindi siamo a mercoledì 18, diciamo che è passato esattamente un mese da quando ci è stato detto che la legge era stata approvata, ma naturalmente approvata salvo intese. Le intese quindi hanno richiesto un mese solare intero, e che diciamo non è poco. Ecco, ora con massimo rispetto per esempio per l'osservazione giusta di cui riconosco la fondatezza, fatta ieri sera dal direttore Liguori, che ha attirato tutti i vostri strali, non so sinceramente perché, cioè l'osservazione era: di questi tempi è comunque difficile fare una legge di bilancio. Tuttavia è chiaro che se questa difficoltà è oggettiva, allora bisogna sapere che c'è, e sarebbe più elegante evitare di fare annunci trionfalistici: abbiamo risolto, quando in realtà non è risolto nulla. Ma la verità è che questa difficoltà non è oggettiva, ma è soggettiva. Cioè si potrebbe fare una legge di bilancio anche diciamo in un quarto d'ora. So, ci potremmo mettere, se mettessimo insieme gli onorevoli Borghi e Garavaglia, rispettivamente Garavaglia e Borghi, nell'ordine che voi preferite, la legge di bilancio ve la farebbero in 15 minuti, perché userebbero un approccio diverso da quello sbagliato del governo. L'approccio sbagliato del governo è disperdere le risorse che l'Europa in questo momento consente di raggranellare sui mercati in una quantità sterminata di interventi. La legge di bilancio, come sapete, va alla Camera. E, sapete anche che noi abbiamo un decreto ristori 2 che è diventato un emendamento del ristori 1, e in commissione ci è stato detto che arriverà un ristori 3 che fondamentalmente dovrebbe rifinanziare le misure relative ai codici Ateco che decidiamo di inserire durante la lavorazione del ristori 1 e del ristori 2. Cioè è la solita cosa che abbiamo sentito, vi ricordate, l'ho raccontato mille volte, col Cura Italia, no? Dice: adesso non ci sono le risorse, ma nel decreto aprile poi ci saranno, per cui cara, non è come pensi tu, vedrai che andrà tutto bene, e fidati che poi, insomma, vabbè. Insomma, le cose che abbiamo già sentito, quindi niente di nuovo, niente di nuovo sotto il sole. Del ristori terra, per la verità, non si sa nulla. Che questa forse aspetteranno un po' di vedere che piega prende ristori 1 e ristori 2 per poi trovare i soldi per da mettere nel ristori 3. La lavorazione della legge di bilancio dovrebbe prevedere delle audizioni alla Camera a partire da lunedì.
i colleghi Camera credo che già da domani non lavorino, perché stanno aspettando l'arrivo del papiro, forse in qualche altra commissione, per quelli perlomeno di area economica, o non so se hanno forse un ufficio di presidenza, mentre noi domattina alle 10 andiamo a sentire quali emendamenti sono improponibili e dopo averlo sentito cominciamo a discuterli. E questa è la vita parlamentare, è la politica, è quella cosa che con trasparenza vi racconto un po' nei ritagli di tempo, perché purtroppo, diciamo così, la mia vita è sufficientemente piena perché viverla e raccontarla al tempo stesso sia impossibile, quindi devo scegliere i ritagli di tempo per raccontarvela. Ma ve la racconto con quello spirito di trasparenza e di coinvolgimento per cercare di farvi capire che cos'è in concreto elaborare una decisione politica, che è quello che vi avevano promesso senza mantenerlo i colleghi a 5 Stelle, che parlavano appunto della scatoletta di tonno da aprire per vedere che cosa c'era dentro. Adesso dentro ci sono loro, ma non credo che complessivamente impieghino per informarvi di come funziona la macchina e di come procedono i lavori, tutti e 300 quanti sono, impieghino neanche un quinto del tempo che io da solo impiego, o che Claudio impiega, o che gli altri nostri colleghi impiegano per tenervi informati di quello che facciamo. E se è così, ci possono essere tanti motivi. Uno potrebbe essere, per esempio, che tutto sommato, sarò malizioso, se ne vergognano. Alla prossima diretta, alle 10.